Ciao ragazzi, in questo video vi mostro come andare a creare melodie e beat nello stile di Lil Durk del suo ultimo album, quindi melodie molto pain emotional. Vi ricordo che per qualunque informazione su di me trovate tutti i link in descrizione e niente, vi lascio al video, buona visione. Sono partito con questa melodia in scala C sharp minor. E sono partito con questa progressione di tre note che andasse a scendere, allo stesso modo qua, quindi una progressione 1-7-6 che è classica in questo genere di beat. Ho preso come preset l'American Jazz Concert del piano V2 dell'Arturia, con BPM siamo intorno ai 155, quindi vi mostro come ho realizzato questa progressione. Sono partito con un accordo di C sharp minor, come potete notare è lo stesso, semplicemente ho alzato la I, ovvero la terza, di un'ottava e ho aggiunto di nuovo un G diesis. Successivamente ho aggiunto questa nota qua che andasse a creare tensione e questo piccolo accent qua in cima, giusto per andare a creare una piccola melodia. Come secondo accordo ho messo un accordo di B major, come potete notare. Ho semplicemente scritto questa nota che andasse a seguire la progressione. Ho skippato una nota e ne ho skippato un'altra, si crea un accordo maggiore. Ho alzato di un'ottava, ho aggiunto di nuovo la B un'ottava più in alto e due ottave più in alto, la F sharp di nuovo un'ottava più in alto, e sono andato a creare questo accordo qua al quale manca la terza, che stava molto bene con questo accordo. Sono andato a creare un altro accordo partendo da A e un altro accordo maggiore con il C, la C sharp alzata di un'ottava, al quale ho aggiunto G sharp che sarebbe la settima, come potete notare è questa nota qua, al quale ho aggiunto poi queste note semplicemente perché mi piaceva come suonavano. Ho aggiunto questa top melody in cima. Per la seconda parte si ripetono i tre accordi, praticamente sono gli stessi, e anche il secondo accordo è ripetuto qua, con l'unica differenza che ho praticamente tagliato questo accordo in due parti e ho cambiato semplicemente una nota. Vado di nuovo a mettere queste due note che mi piacevano come qua, nella stessa posizione, e ho cambiato leggermente la top melody, semplicemente creando note vicine tra loro che mi piaceva come suonavano. E a tutto questo ovviamente randomizzato le velocities e il panning con Alt più R, e ho aggiunto le root note degli accordi. Come effetti ho applicato semplicemente questo equalizzatore che è andato a tagliare un po' le basse, e un J37 per dare quell'effetto tape con il preset piano, e non ho cambiato assolutamente niente, forse ho abbassato solo un po' il noise. Se avete sentito l'album di Lil Durk sapete che questa è sempre presente. Quindi per ora ho scritto questa melodia qua. Quindi per ora ho scritto questa melodia qua. Ovviamente per adesso fa schifo, vado a mettergli un guitar rig e qualche effetto per andare a migliorarla. Sono andato a applicare un noise suppressor della Waves per andare a togliere un po' di rumore di sottofondo. Un equalizzatore che va a togliere queste frequenze, va a tagliare le frequenze che non mi servono. Un guitar rig con questo preset, ovvero il Beautiful Dirt, che è quello che dà tanta differenza. Uno shaper box con questo preset del panning al 60% messo su 4 barre. E un width che automatico andasse a giocare in base alla threshold. Un mini reverb, quindi un riverbero abbastanza corposo, e un altro equalizzatore che va a togliere queste frequenze. Quindi con il piano va a suonare in questo modo. Vado a togliere qualche parte di chitarra per dare un po' di variazione. Vado ad aggiungere un pad che possa completare le frequenze più alte, soprattutto per il ritornello. Ho scelto questo pad della Bank di Noah Kutz, che suona in questo modo. E vado a riprendere semplicemente gli accordi della melodia principale. Il pattern di pad è questo. Praticamente così tutti gli stessi accordi della melodia, l'ho alzato di due ottave, ho applicato poi un compressore e ho applicato in seguito un Cymatic Space con questo preset Droplets. Ho
aggiunto queste vocals perché spesso in questi tipi di beat sono presenti. Parte prima è semplicemente un'ottava più bassa, ci ho applicato questo equalizzatore, un CLA 2A e un effect rack con un preset, questo qua di Tune Space, che va a creare riverbero e delay sostanzialmente. Ho aggiunto quest'altro vocals, sempre nella stessa mixing chain, senza effetti suona così. L'ho tagliato in queste parti e questa parte qua l'ho messa in reverse, che va a creare una bella texture redrop comunque a fine ritornello. Con gli effetti che vi ho fatto vedere prima e con il resto del loop va a suonare in questo modo. Il pattern di basso è questo. Basso ho applicato questo Fruity Fast Diss con il preset compressor. Dato che manca un po' di basso, questo basso sono andato ad applicare un hard bass e un equalizzatore che ha iniziato a togliere un po' di alte, e quindi ora il basso con il resto del melodia va a suonare in questo modo. Quindi passiamo finalmente alle drums. Ho scelto questo clap mix no snare che si sposa molto bene con questi beat. Spero che il video vi sia piaciuto, ci becchiamo in un prossimo video.